E le disse: ma non hai capito, tanto ormai me ne sto andando. E lei si schermiva e allora lui ha insistito: comunque, ascolta, fai quello che ti dico, ringrazia tutti da parte mia, ringrazia gli amici, tutti quelli che conosco e anche quelli che non conosco che mi sono stati vicino, e ringrazia soprattutto l'istituzione, la Fiorentina che è la mia famiglia. Questo è stato il suo ultimo messaggio di questo nostro grande tifoso che oggi in Correnza abbiamo scelto di salutare con una poesia e mi auguro, Mario, non mi frustare se non riuscirò a leggerla bene, ma oggigiorno è un po' difficile. Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice caso di aver incrociato il nostro cammino. Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare, gli altri li vediamo appena, tra un passo e l'altro. Tutti li chiamiamo amici e ce ne sono di molti tipi. Talvolta ciascuna foglia di un albero presenta ad altri amici che non sapevamo che avremmo incrociato sul nostro cammino. Molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, del cuore. Sono sinceri, sono veri, sanno quando non stiamo bene, sanno cosa ci fa felici. E alle volte uno di questi amici dell'anima si infila nel nostro cuore e allora lo chiamiamo innamorato. Egli dà luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, salti ai nostri piedi. Ma ci sono anche gli amici di passaggio, una vacanza, un giorno, un'ora. Essi comunque collocano un sorriso nel nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro. Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli che stanno sulle punte dei rami che quando il vento soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra. Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie. Alcune nascono l'estate dopo, altre permangono molte stagioni. Ma quello che ci lascia felici è che le foglie cadute continuano a vivere con noi, alimentando le nostre radici con allegria. Sono ricordi di momenti meravigliosi, di quando incrociarono il nostro cammino. Ti auguro, foglia del mio albero, pace, amore, fortuna e prosperità, oggi e sempre, semplicemente perché ogni persona che passa nella nostra vita è unica, sempre lascia un poco di sé e prende un poco di noi. Ci saranno quelli che prendono molto, ma non ci sarà mai chi non lascia niente. Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si incontrano per caso. Ciao. Oh, my God.